Penso solo che essere un sognatore sia l'unico motore che ti può portare lontano. Non l'ho inventata io, vorrei averla inventata io, ma non è così. E allora ben trovati, io soprattutto grazie ai miei ospiti, grazie all'artefice di questa frase, Orazio Giannone, conduttore Matter, fra le altre cose. E grazie al nostro Francesco Folloni, anche per te appunto vale, possiamo dire così, il titolo conduttore Matter, ma non solo, perché davvero siete due ragazzi innanzitutto energici. Questo grazie. Proprio vi garantisco, secondo me ormai li conoscete benissimo, perché chi segue Matter appunto la sera qui su questa emittente appunto li conosce, però insomma in questo salotto vediamo un po' come siete, anche come così, dietro le quinte facciamo di Matter stamattina. Perfetto, senti, noi siamo qui. Siete qui. Orazio, senti, un'esperienza veramente importante nel mondo del design, quindi grandissima appunto passione, posso dire, no? Che poi ha portato, fra le altre cose, perché tu scrivi anche non sta mai fermo questo ragazzo, diciamo la verità, tu no, non sei mai fermo. È molto che tu sia fermo adesso, stamattina, esatto. In questo momento su questa poltrona. Ecco, hai dei libri all'attivo, fra cui appunto I delitti del Duomo di Modena e poi appunto Matter, questa rubrica molto interessante, è legata proprio allo stile, alla ricerca dello stile, in onda appunto, dicevamo, su TRC al lunedì alle ore 20 circa, insomma, minuto più, minuto meno. Esatto. Sì, questo progetto diciamo che era alcuni anni che l'avevo nel cassetto, e anche perché essenzialmente lavorando nel design da tanti anni, diciamo mi sono accorto che insomma stiamo vivendo un momento in cui c'è molta contaminazione tra le varie arti. E nel momento in cui ho incontrato Francesco, che è giornalista, mi ha dato una mano a realizzare questo progetto sul design. Quindi avevi già questa passione, insomma, questo sogno di mettere poi in piedi questa rubrica, no? Diciamo così. Esatto. E poi l'incontro è stato importante, insomma, con Francesco Folloni, appunto giornalista, quindi ovviamente complimenti anche appunto per questo tuo ruolo, però insomma sei poi amante da sempre, insomma, di quello che è tutto il mondo, voglio dire, sei videomaker, sei blogger, veramente sei anche tu ricco di tante esperienze che hai messo insieme appunto per arrivare a Matter. Senti, ma io sono curiosa, come è arrivato, come è successo questo incontro con Orazio? Possiamo dire che Galeotta fu un'intervista, perché ci siamo conosciuti durante un'intervista che in realtà era nata ancora per una casualità. Praticamente una sera vedo che un suo post su Facebook, dove aveva fatto una ricostruzione del Duomo di Modena, succede che tutti la commentano, che non credono che sotto il Duomo di Modena ci fosse la necropoli di Modena, eccetera, eccetera. Nessuno ci credeva. Ho detto, oh, ma Orazio, ma cos'è successo? Siamo conosciuti, ho scritto un libro, allora ho detto ok, da giornalista ti vado a intervistare. Abbiamo fatto queste interviste e poi è stato in realtà solamente l'inizio di tantissime esperienze, e a un certo punto siamo detti, tutti e due abbiamo la storia, e allora abbiamo detto parliamo di storie su Facebook, tanto non ne parla nessuno, e allora l'abbiamo fatto. Abbiamo creato queste due serie, le curiosità storiche e i piccoli misteri, e siamo riusciti a fare ottimi numeri in 4 mesi, abbiamo fatto 150.000 visualizzazioni con queste piccole chicche da un minuto dove raccontavamo queste piccole curiosità. E poi niente, siamo compensati con le nostre caratteristiche, i nostri talenti. Insomma, quindi un'intervista in qualche modo vi ha portato poi a conoscere. Fra l'altro tu scrivi appunto per Modena Today, e quindi insomma hai unito un po' anche tu questa tua, la tua professione appunto a questo piacere, a questa passione. Quindi insomma avevi un po' creato, avevi messo sotto sopra Modena con questa tua, no? Con queste informazioni sul Duomo di Modena, fantastico. Sì, sì, sì. A parte, diciamo, partendo da quello che è l'esperienza del libro sui delitti del Duomo di Modena, e quindi essenzialmente è una passione. Quindi dopodiché per mesi e mesi abbiamo lavorato sul contatore storico del Duomo, che si vede anche alla fine, quindi è un omaggio che facciamo alla nostra città. E con Francesco pian piano è nato questo progetto che si è realizzato, e nel corso dei mesi siamo riusciti a coinvolgere persone interessanti, personaggi del web, architetti, designer, insomma diciamo che nelle 12 puntate veramente ci sarà di tutto. E adesso abbiamo registrato una nuova rubrica che abbiamo fatto in collaborazione con Gabriele Sorrentino, senza farlo apposta, molto molto carina,
sul nuovo contatore storico sulle strade romane. Certo, anche lui è amante da sempre appunto della storia. Appunto, siamo di legati Modena. Tutti da questo filone, noi diciamo che la storia è la nostra passione da questo punto di vista. Mi interessa molto anche il linguaggio, a prescindere che date proprio l'idea di divertirvi tantissimo quando fate queste registrazioni appunto per Matter, correggetemi se sbaglio. No, allora la cosa essenziale è veramente che in questi mesi, perché è veramente, sono 12 minuti, però in realtà siamo già a 120 ore di filmato e abbiamo veramente fatto tantissimo e diciamo ci siamo veramente, ma veramente divertiti. Infatti il nostro, ci siamo chiesti questi nostri errori, quello che succede alla fine, insomma abbiamo deciso di metterli come titoli di coda perché erano talmente divertenti e che volevamo insomma condividere questa nostra passione, questo nostro divertimento con il pubblico. Quindi insomma i fuori onda ci sono, fanno parte un po' anche quelli diciamo così della trasmissione, diventano un po' anche loro importanti. Diciamo che ne abbiamo messi pochi perché gli errori sono sarebbero tanti. Beh insomma succede, dai, quando si registra è normale così, poi insomma anche divertente così. Senti, ecco, fra l'altro il linguaggio della trasmissione che avete scelto è un linguaggio dinamico, un linguaggio giovane, no? Io ovviamente guardo te che sei giovane, ma guardo ancora di più Francesco che è ancora più giovane. Beh, abbiamo pensato, dato che oggi i media sono la televisione e il web, abbiamo detto questo programma deve essere piacevole sia per chi guarda la TV sia per chi guarda il web, quindi abbiamo deciso di usare la velocità di YouTube nelle immagini, cioè se in 12 minuti pensiamo a tutte le cose che ci sono, perché abbiamo in 12 minuti abbiamo messo tantissimi argomenti e ci è voluto tantissimo tempo, mesi e mesi di preparazione. Beh, vuol dire che abbiamo arricchito a 360 gradi il nostro paniere e serviva la velocità per raccontarlo. Però al tempo stesso penso che adesso con le persone con cui ho parlato è molto chiaro, i concetti sono molto chiari quelli che trasmettiamo, e anche perché alla fine penso che le persone siano interessate ad avere delle piccole chicche, così come le curiosità funzionavano, anche in questo caso piccole chicche che aprono un mondo, specialmente per mettere ordine a un mondo come lo stile che è molto disordinato dal punto di vista della conoscenza comune. Ecco, quindi insomma in qualche modo è anche questa una vostra capacità di educare, passatemi un pochino il verbo, insomma fra virgolette, comunque nella ricerca dello stile, nel far conoscere i vari stili. Fra l'altro una delle ultime è stata proprio legata al vintage, dico bene. Esatto, ma lo scopo era quello di dare piccole schegge, piccoli frammenti, nozioni storiche, sia dal punto di vista di quello che è la materia che identifica uno stile, la storia, l'architettura e lo stesso proprio vivere lo stile, perché come abbiamo visto nell'ultima puntata abbiamo Amy e Gabriele che sono due ragazzi fantastici che però loro lo vivono il vintage, e quindi abbiamo chi vive il liberty, chi vive il moderno e chi vive l'eclettico. Senti, abbiamo avuto cosa vive? E Orazio cosa vive? Ma in quale Orazio stile ti andresti a collocare? Questo è un po' vedi, fuori onda anche il mio. Ecco, esatto. Non eravamo preparati su questo. È una domanda. Puoi anche non rispondere, No. Io in realtà sono una spugna e quindi assorbi un po' tutti prendo gli tutto. Stili. Sono molto eclettico, però come carattere sono un po' più vintage, anche come età, perché secondo me uno dei linguaggi importanti di questa trasmissione, a parte il discorso delle immagini, perché ormai oggi viviamo tutti di immagini, ma è anche questo confronto di generazioni, perché io comunque, ahimè lo dico, ho 47 anni e Francesco ne ha 23. Quindi sono veramente due posizioni, due punti di vista completamente diversi che si sono uniti per creare un nuovo tipo di linguaggio. Speriamo di esserci riusciti. Certo, no, questo di sicuro, anche perché insomma so che fra l'altro è seguitissima appunto Matter come rubrica, addirittura viene video ripresa, mi raccontavi, no? Dietro le quinte prima, insomma, quindi con mettono su internet le immagini, cioè che stanno in onda in televisione, vengono riprese con i cellulari. Cioè, questo è quasi un esperimento stranissimo, è quasi un collasso mediatico. Nel senso che l'altra sera non riuscivo più a capire da dove arrivavano i messaggi, da dove arrivava la televisione, il web e Facebook. E c'era un ragazzo di Modena che stava mettendo in diretta la trasmissione in diretta di TRC, e quindi c'era un collasso di immagini e di sovrapposizioni con ovviamente
noi abbiamo amici un po' in tutta Italia e anche in Spagna, e viene seguita anche dalla Spagna. Anche in Spagna, sì, bellissimo. Sì, sì, abbiamo un gruppo di ascolto in Spagna. Ah, tu parli spagnolo? Pochito. Pochito, ah, potevamo farla in spagnolo stamattina. Sono un po' arrugginito, ma... Beh, no, insomma, diamo un nostro spagnolo da italianeggiante, che non guasta esatto. mai. Quindi insomma abbiamo capito, insomma, davvero seguita, e poi con questo mondo veloce, no? Come ci spiega molto bene Francesco, insomma, di internet eccetera, insomma, corre ancora più in fretta. Senti, tu invece in quale stile ti collocheresti? Se fossi il famoso gioco Se fossi, no? Se fossi. Esatto, se tu fossi direi uno stile. Che potrei collocarmi in uno stile con cui arrivano i commenti, dicono che sembro Alberto Angela, quindi io sono stile Alberto Angela. Mettiamo. Beh, insomma, mi sembra un bello stile, dai. Che è un bellissimo decisamente stile, un bellissimo stile. Assolutamente. Sentite, parlando di fuori onda, che fra l'altro abbiamo visto, ringrazio sempre la regia perché abbiamo visto anche qualche frammento proprio di questi fuori onda, io so che è successa una cosa fra le tante molto divertente. Se dico sinagoga, oh mamma, cos'è successo? Cosa avete diciamo combinato? Maledizione della sinagoga. Cosa è successo alla sinagoga? Ma guarda, stavate registrando, era agosto? Non lo so, è che quando siamo in studio ci sono tante persone che ci aiutano e quindi vanno ad analizzare quello che è l'abbigliamento, l'immagine, la parola e tutto. E, è successo che d'estate, quindi con 40 gradi, abbiamo dovuto girare il pezzo sulla sinagoga. E io e lui, siamo andati solo io e lui, ed eravamo talmente sconvolti che la prima volta c'erano le campane e non ce ne siamo accorti. Siamo dovuti ritornare alla sinagoga e non ci siamo accorti che lui aveva tutta la giacca, il colletto tutto spostato, sembrava che l'avessero appena picchiato. E io so soprattutto, quindi l'abbiamo che avevate girata molto caldo, tre volte, poi soprattutto sì. So che sotto avevate le magliette a maniche sì, corte. Cioè, allora, il sottoscritto che doveva essere ripreso era con la giacca e la camicia a maniche corte che sembrava dovesse essere lunga, invece ovviamente lui che riprendeva era in maglietta e mi faceva un'invidia incredibile. Quindi, insomma, un con gran cambio, insomma, gradi. Se diciamo sinagoga in registrazione di quella puntata fatta dalla splendida sinagoga, appunto, voi l'associate un po' a questi momenti di grande caldo, esatto. Insomma, la registrazione è così, insomma, bisogna essere, ma tu Francesco sei sempre molto elegante, vedo insomma hai sempre questa giacca, è vero, ma è sempre così anche nella vita fuori dalle telecamere, sì. E lui è serio. Lui è serio. Lui è molto, molto quindi serio. Anche 40 gradi, ma camicia e giacca, quindi immaginate appunto il caldo. Insomma. Beh, queste insomma, sono alcune delle ovviamente curiosità insomma, simpatiche che secondo me poi uniscono anche voi. Ecco, com'è lavorare in due? Ma guarda, devo dirti la verità, io con Francesco mi sono trovato veramente bene, perché io un po' il fatto che io faccio il designer e quindi scruto sempre anche tutte quelle che sono non solo le tendenze ma anche le persone, e in Francesco vedo, da quando l'ho conosciuto, vedo un grande futuro. Per me è un ragazzo che è raro oggigiorno trovare una persona che ha un fuoco dentro, e io me lo immagino già famoso conduttore su chissà quale emittente, e allora tutte le volte dico: Francesco, ricordati di me che perché veramente sono contento di dirlo, in lui vedo veramente un qualcosa di diverso che oggigiorno trovare in ragazzi della sua età è molto molto difficile. Insomma, fra l'altro, insomma, appunto, la tua voglia di continuare sempre gli studi, e ripeto, sottolineando proprio unendoli alla passione, perché, insomma, se sei diventato giornalista, ovviamente sì, abbiamo adesso... anche hai un background di studi dietro. Sì, adesso passatemi un fazzoletto perché ero commosso. È stato delle belle parole, devo dire che ha usato delle belle parole. No, Orazio. Sì, allora, io penso che io e Orazio funzioniamo perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda di pazzia, cioè serve quella chicca questo di ci vuole, pazzia ci vuole. Che è fondamentale, però non bisogna esagerare, non bisogna anche prendersi troppo sul serio. Quindi sì, mai prendersi troppo sul serio, mai. Abbiamo un vantaggio noi, mia moglie. Ecco, sì. Che so che ha un ruolo importante, mia moglie possiamo dirlo. È quella persona che riesce comunque a indirizzare, tra virgolette, la nostra pazzia e renderla più comprensibile. Ma lei è vero che vi segue nelle registrazioni? Lei fa la regia. È regista, sì, ecco sì. Appunto. Sì. Quindi e quando lei dire... non c'è facciamo dei danni. Ecco, e quindi la ringraziamo, come si chiama? Certo. Tua moglie? Anna Bagnoli. Ecco, ringraziamo allora Anna, davvero. Posso salutarla? Regista, puoi salutarla, esatto. Ciao amore, ci vediamo tra un po'. Che carino, questo amore anche proprio di marito, guarda che bello. Insomma. Io e mia moglie sono 18 anni che siamo sposati, ma devo dirti la verità,
che l'amo come il primo giorno. Ma ragazzi, questa è la pelle d'oca. Anche se siamo molto diversi, perché lei è sul mondo della moda, della lana e di altre cose, io invece su altri campi, però abbiamo veramente una grossa affinità. Anna, questa è una dichiarazione che veramente vale più di qualunque gioiello. Mi dica a cena, quando torna a casa. Complimenti, perché bella dichiarazione, insomma. Sicuramente sarà stata contenta di queste tue parole. E poi sgride anche Francesco, eh? Ah beh, certo, sì. Beh, insomma, è un regista, deve essere regista fino in fondo. Diciamo che nei fuori onda si sente. Sì. Sentite, abbiamo gli ultimi minuti, qualche chicca che potete o volete svelarci delle prossime puntate, qualcosa che si possa dire? Ma allora, cosa vedremo? Abbiamo tanti ospiti e tanti servizi. Il prossimo sabato registreremo un omaggio alla città di Modena e sarà con noi il tenore Domenico Menini, che ci raggiungerà da Belluno, quindi speriamo che... Certo. Poi altri personaggi che ancora non posso svelare perché siamo... Altri stili non li possiamo dire? No, quelli possiamo dire, quelli sì. Possiamo dire. Stile possiamo dire? Possiamo dire che il prossimo è il Feng Shui, che per chi non lo sapesse è qualcosa di molto particolare, dove si unisce lo stile alla filosofia, all'armonia e tutto quanto da scoprire. Possiamo dire solamente questo. Mi viene da dire orientale, no? Qualcosa. Ecco, io sto vedendo fatto delle immagini perfette, molto, guarda molto. Qui che meraviglia. Ma dove eravate qui? Allora lì siamo... siamo ai giardini pubblici, ma... Non in Oriente, eravate in Modena. No, siamo ai giardini pubblici, ma perché in realtà inizialmente abbiamo fatto le riprese in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale, perché c'è questa descrizione in modalità Feng Shui del potere che il Palazzo Ducale riesce a dare. Poi a un certo punto abbiamo visto che c'era prima il bambino che urlava, poi la tipa che si grattava il gluteo, e poi la mamma che riprendeva il bambino, mamma mia. Cioè, non si riusciva più a riprendere. Allora a quel punto siamo passati ai giardini pubblici, perché era impossibile erano registrare più tranquilli. In piazza e qui avete avuto questo incontro splendido, questa intervista splendida con questa... Penso che sia la prima volta che il Palazzo Ducale di Modena venga analizzato sotto il punto di vista delle pratiche Feng Shui. Ah certo, indubbiamente. Esatto, no, ma siamo riusciti, non so perché. Ecco, ma questa bella signora che abbiamo visto in video, possiamo dire, insomma, è l'interior designer, esatto. Paola Marabini. Ok, è stata molto gentile, perché lei non è di Modena, quindi ci ha raggiunto da Bologna. E siamo riusciti non dall'Oriente, però siamo riusciti a coinvolgere. Armata di uno strumento che è una bussola, Lopan, che permette di capire quali aree della casa sono meglio energicamente. Ma chi non conosce il Lopan? Chi non conosce? Cioè, voglio dire, quello arriva dall'Oriente, da Hong Kong, da un artigiano. Quindi sarà interessante anche capire come distribuire magari l'arredamento nelle varie aree della stanza, certo, immagino. Certo. Il tappeto magari in zona centrale. Noi l'abbiamo coinvolta proprio per quel motivo lì. Guarda, io ti devo solo dire una cosa. Forse è stata una magia, forse è stato un caso, io non te lo so dire, però ogni volta che abbiamo fatto un'intervista, ogni volta che abbiamo coinvolto un esperto, non so, si è creata proprio come una piccola magia e sono uscite delle piccole chicche veramente, veramente molto interessanti, e spero che possano interessare anche al pubblico. Ma sicuramente, insomma, vedendo già appunto le risposte che avete sui social, direi che la sicurezza è garantita, ovviamente in televisione, quindi insomma siete sulla strada più che giusta. Insomma, d'altra parte vi hanno definito anche reporter dello stile, no? Vi piace un po' questa dicitura? Facciamo tutto in casa, nel senso... Fate tutto in casa, beh, insomma, lo fate molto bene, appunto queste rubriche veramente ben confezionate. Allora ragazzi, continuate a lavorare così, noi vi seguiamo. Grazie. Ricordiamo l'appuntamento di Matter a lunedì sera, vero, a partire dalle 20, minuto più minuto meno, quindi non arrabbiatevi se non è precisissimo, perché mi raccontavi che insomma l'altra sera alle 20 erano già tutti incollati lì ad aspettare Matter, insomma un minuto più minuto meno per seguirvi appunto per questa ricerca continua dello stile fatta appunto con la vostra ironia, e questo è molto bello. Grazie allora per essere stati qui con me.